ciao a tutti, sono Peppe Tortorella e sono a Maratea, posto spettacolare dove oggi probabilmente andrò a prendere col mio gorgoncino un sarago o una ricciola, non si sa, poi vediamo, ciao. A volte è tutto difficile, giornate che non riesci a prendere niente, e giornate invece come questa che al primo tuffo scendo caricato al minimo per l'acqua torbida, profondità bassa, sono sui 12-13 metri d'acqua, a un certo punto all'improvviso mi compaiono come i fantasmi queste ricciole e sparo la più piccola, un pesce che poi alla fine andremo a vedere che sarà più o meno circa 40 kg. E inizio a tirare in una maniera forsennata. E sono da solo, mi ero sceso sotto al gommone così per vedere l'assetto, e quindi il pesce inizia a tirare una forza mostruosa. Mi rendo conto che il pallone non l'avevo ancora calato in acqua, sto vicino al gommone, anzi vicinissimo, attaccato sotto al gommone, e vedo all'improvviso un gozzo che passa e chiedo subito se mi danno una mano. Gentilissimi, mi hanno fatto compagnia proprio per cercare di non allontanarmi dal gommone, e se nel caso succedesse, insomma, c'erano loro che mi facevano assistenza. Ho cercato di non farlo allontanare il pesce, ma era terribile quando tirava, era fortissimo. Un pesce di queste dimensioni trascina due persone con una facilità incredibile, anzi è molto pericoloso, perché ti si può proiettare un filo in piede, una mano, perché una parte sta in bando quando cerchi di recuperarlo e una parte sta molto tesa perché il pesce cerca di tirare con una forza incredibile. E niente, fortunatamente queste persone mi sono state vicine, quindi mi hanno dato tranquillità, anzi sono stato fortunatissimo anche perché sulla barca avevano anche un coltello da pesca che poi mi è servito per bloccare il pesce alla fine. E niente, lo sto tirando sopra, insomma godetevi la cattura, e se vi piacciono i miei video, mi raccomando, per voi non è importante, ma per me sì, iscrivetevi al canale. E niente, una buona visione. È una ricciola. Sì. Poi dopo il numero me ne manca. È un coltello là. È un coltello. Io così faccio prima. Questa è ancora viva. Grazie. No, aspetta, mi avvicino lì. Questo è... Oh, perfetto, c'è anche il coltello sub. Bravo. Dai. Sei sentito? No! Vita. Una fatigaccia. E quanto chili sarà questo? 5-6 kg. Sì, non di più.